Allora, innanzitutto volevo chiederti come ti sei appassionato al padel, perché oggi è stato un evento bellissimo, un evento speciale, fatto di grandi giocatori e ex giocatori. Coinvolto con gli amici, insomma, un po' ci si ritrova e si condividono un po' le passioni. Ti chiedo una battuta veloce sul Milan, ci sono stati fatti tantissimi nomi, qual è, chiaramente sull'allenatore, qual è il nome che ti è piaciuto di più e se magari... Onestamente non lo so, non saprei nemmeno dirti qual è la lista dei candidati, quindi io credo che un club come il Milan abbia tutto il diritto di fare i discorsi che ritiene più opportuno. Poi dopo, a mio parere, Pioli non ha fatto assolutamente male in questi anni, anzi, quindi poi sono scelte del club e tutto il resto obiettivamente non mi coinvolge. Ecco, qual è il giocatore che ti ha impressionato di più invece nei nuovi acquisti? Parlo chiaramente di Pulisic, Loftus-Cheek, Reinders. Qual è quello che ti ha sorpreso di più? Ma no, direi che non c'è un giocatore che mi ha particolarmente sorpreso. Ho constatato che ci sono degli ottimi giocatori, dei buonissimi giocatori sul quale si può costruire un futuro sicuramente importante, quindi credo che questo sia un aspetto fondamentale di crescita. Hanno cominciato a capire com'è il calcio nostro, com'è il calcio italiano, cosa vuol dire giocare in Serie A in Italia, e adesso se il club continuerà a investire e ad avvicinare altri giocatori che possono, come dire, amalgamarsi bene con questi che già conoscono, mi auguro che Milan possa tornare ai vertici. Ecco, tra pochissimi giorni è l'anniversario della vittoria del Milan contro il Barcellona, in cui tu sei stato comunque protagonista, il 18 maggio. Che Milan era e che Milan è? Sono 2.000 diversi, chiaramente, perché i tempi sono diversi, quindi quello ho fatto. Ciao, ciao, presto. Dimmi se hai fatto arrivare, Quindi che la prima volta nella sua vita. adesso è tutta un'altra epoca, ci sono altre cose in ballo, ci sono anche, come dire, necessità differenti rispetto a quelle allora. Allora è stata una grande squadra che ha ottenuto i risultati che ha ottenuto e quindi siamo orgogliosi di quelle e adesso ne aspettiamo altre. C'è qualche giocatore velocissimissima che può, diciamo, che ti ricorda quella squadra? No, no, ma è impossibile fare un discorso di questo genere, perché poi ogni giocatore ha le caratteristiche sue, le sue peculiarità, quindi è giusto che esprima il proprio valore e la propria personalità. Quelli del passato fanno parte del passato e rimangono lì.